Eric? Eric? Eric, devi aiutarmi! Eric! Vedi che devi aiutarmi! Certo, io sono Dominic. Beh, lo so Eric, anch'io sonno, ho terribilmente sonno, però dobbiamo, devi aiutarmi Eric! No Dominic, ti prego fammi dormire, ho bisogno di dormire. Eric, forse non ci siamo capiti. Qui c'è seriamente bisogno di aiuto. Guardate. Questi qui sono tutti i regali che ci avete portato in fiera. Guardate qui, sono tantissimi. Sono tutte buste una dentro l'altra. Sono un'infinità di buste, una marea di cose. E solitamente ci riempite sempre di tantissimi regali, ma stavolta davvero vi siete superati. Stavolta all'incontro eravate tantissimissimi. E adesso dobbiamo assolutamente trovare un modo per portare via tutte queste cose. Voi capite che non è molto facile. Dobbiamo svuotare le buste e far tutto il più piccolo possibile. Eric, devi aiutarmi! Dominique, io sono ferito. Una persona del mio stato deve riposare. Che? Ferito? Cos'hai? Cosa ho? Cosa ho io, Dominique? Guarda! Questo! Questo, Dominique! Guardami, mi sono fatto male! Tu mi hai fatto male! Mi hai distrutto! Mi hai distrutto il mio adorato naso! Mi hai ferito! Mi hai sfregiato e rimarrò sfregiato a vita! No, 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 aspetta! No, 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 ragazzi, fermatevi un attimo, posso spiegare, lo giuro! Dominique, non c'è niente da spiegare, questa è la verità, guarda! No, 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 un attimo! Io non ti ho ferito! Cioè, sì, insomma, l'ho fatto, però... Io non l'ho mica fatto apposta, io non volevo! Dominique, l'hanno visto tutti, tutti gli insiemini che erano alla fiera hanno visto che tu mi hai fatto male! No, 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 allora, vi spiego quello che è successo. Vi stavamo salutando, firmando i fotografi e tutto quanto... Tu mi hai dato un pugno! Ma ti ho dato un pugno? Sì! L'ho colpito col mio unghio! E mi ha fatto male! Io ho fatto molto male! Ma non l'ho fatto apposta, su via, Eric, non essere esagerato, che sarà mai un graffietto. Passa in fretta, questo non è certo una scusa per non aiutarmi. Non posso farlo, il mio stato di salute non me lo permette. Aiutami, Eric. Buonanotte. Ciao ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominic. E chi siamo? Dite che siamo Dominic. Insieme, sì, insieme. Insieme, 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 insieme. Dove vai? Eric, che fai questo? Ma c'è freddo! Eric! Ma c'è freddissimo! Eric, torna dentro! Eric! Oh mio Dio, aiutatemi! Aiutatemi a prenderlo! Torna dentro! Torna dentro, Eric! Vai! Chiudiamo! Basta! Ok, Dominic, ti aiuto a sistemare tutto quanto. Però poi, appena finiamo, mi lasci dormire. Te lo ricordi l'accordo, vero? Sì, Eric, lo ricordo benissimo l'accordo. E devi ricordarlo bene anche tu. Anzi, vi spiego un po' di che cosa stiamo parlando. Come avete capito, noi non siamo a casa e non siamo nemmeno a Palermo, ma siamo a Bari. E siamo qui perché siamo venuti per incontrarvi. Siamo stati 2 giorni in fiera. E come avete visto, voi eravate tantissimi. Siete stati dolcissimi, super affettuosi. Ed è stato bellissimo incontrarvi. Però, come ben sapete, tutte le ultime volte in cui abbiamo fatto un incontro in qualche città, la notte, tornati in hotel, è successo qualcosa. Alcune volte Eric ha fatto uno scherzo a me, altre mi sono vendicata. Ma questa cosa non può continuare così. Finisce che non dormiamo mai, che continuiamo a farci scherzi. Io mi vendico, poi lui si vendica, poi io mi vendico. Non può continuare così. E quindi abbiamo fatto un patto. Ci siamo ripromessi che né io né lei ci faremo scherzi a vicenda. E che quindi dormiremo tranquilli. O almeno troveremo un altro modo per divertirci. Dominique, ho un'idea! Ho un'idea assurda! Che di che cosa stai parlando? Beh, noi non ci faremo scherzi a vicenda. Ma se per una volta celleassimo... In che senso? Di cosa stai parlando, Eric? Spiegati meglio. Se per una volta io e te facessimo uno scherzo a qualcun altro insieme. Oh,
A chi dovremmo fare questo scherzo? Beh, ragazzi, dovete sapere che qui, in questo hotel, nelle altre camere, ci sono tantissime persone. Molte delle quali le conosciamo perché sono qui in hotel perché erano in fiera con noi. No, Eric, non direi sul serio. Sì, Dominique, che c'è di male a fare un piccolo scherzetto innocente a qualcuno di loro? E soprattutto alle 3 di notte, visto che manca pochissimo. Ma ci ammazzeranno come minimo! Ma no, Dominique, sono tutte persone che stanno allo scherzo. E sei sicuro? Penso. Però mi piace quest'idea. E io allora? E te, due campioni incredibili di scherzi. Certo, io di più. Oh, per la prima volta assieme per sconfiggere il male. Cioè, per fare gli scherzi, ecco, sì. Sarebbe la prima volta che te facciamo uno scherzo a qualcuno insieme. Bene, ragazzi, la situazione è questa. È notte e siamo in un hotel. Voi pensate che sarà molto difficile far spaventare qualcuno? No, non penso. Fa sempre una certa impressione dormire in hotel, di notte, soprattutto se si è da soli. E noi faremo proprio questo, Dominique. Spaventeremo la gente di questo hotel. Sei pronto? Usciamo? Sì, andiamo. Andiamo. Vai piano, non facciamoci sentire ovviamente, eh? Sì, specialmente nel corridoio. Prendi le chiavi. Oh, sì. Guardate, siamo nel corridoio. Fa una certa impressione, Dominique. Ho già paura anch'io a camminare qui da sola. Come potete vedere, ci sono tantissime stanze. Sì. Dobbiamo solo scegliere chi sarà la nostra vittima. Andiamo da qualcuno che è da solo. Da qualcuno che è da solo in camera. Forse è un'idea. Andiamo lì in fondo al corridoio. Quella stanza lì in fondo, nella penultima stanza, ci dorme un ragazzo, da solo, Samuele. Ok, Dominique. Mi sa che faremo prendere un bello spavento a Samuele. Piano, vieni, nascondiamoci. Facciamo che vai lì e suoni il campanello. E poi? E poi scappi. Dove? Torni qui. Ok. Vai. Mi raccomando, non ti fare vedere. Shh. Piano. Vai, suona e scappi. Ok? Vai. Suona. Suoni e scappi, ok? Vai, veloce! E se si arrabbia? Ma perché non ci vedo? No, vai tu! Se si arrabbia? Vai! Piano, vai, veloce! Veloce, suona! Dai, Eric, vai lì, suona e torna, veloce! Dai, Eric, sbrigati! Run. Vai, scappa! Corri! Oddio, ragazzi! Oh no! Hanno chiuso la porta! Oddio! L'avete visto, vero? Avete visto che cosa è successo? Eric si è infilato nella stanza di Samuele. E Samuele è tornato ed Eric è rimasto chiuso lì dentro. Adesso Eric è dentro nella stanza, si sarà nascosto da qualche parte. Samuele non sa che lì c'è anche Eric. Oh mio Dio, adesso tocca a Eric farlo spaventare. Oh mio Dio, ragazzi, sono nella sua stanza. Che cosa faccio? Sto registrando col cellulare. Vediamo. Guardate. Oddio, ragazzi. Che po'. Oh.
Che sta facendo? Che sta succedendo? Oh mio Dio, è andata in bagno. Che cosa faccio? Che cosa faccio? Dove mi nascondo? Mi serve dove nascondermi. Oh mio Dio, col rumore che ho fatto potrebbe scoprirmi subito. Ragazzi, oh mio Dio, sto uscendo. Mamma, oh mamma mia, oh mamma mia, ha annodato la giacca. Mi levo. Oddio. Ma che cosa sta... Come dorme questo? Cioè ragazzi, vi rendete conto? Guardatelo. Ma non mi dire che si è veramente addormentato così. Much later. Ragazzi, già è passato un po' di tempo e la situazione è questa. È lì, che dorme. O è svenuto, non lo so. Dobbiamo assolutamente sapere cosa sta facendo Dominique. Chissà se è rimasta fuori per tutto questo tempo o magari è tornata in camera. Sono lì dentro da mezz'ora. Piano. Siamo nel balcone della sua camera. Piano, Dominique. E adesso cosa facciamo? Non so. Dobbiamo mettergli paura in qualche modo. Ok. Dobbiamo mettergli paura. Quindi facciamo? Dobbiamo svegliarlo di soprassalto. E come? Ma lo so, pensiamo. Ok, ci pensi tu? Io? Sì. Sono abbastanza brutto da fare paura. Sì. Oh. Piano. Scusa. Guardate com'è tranquillo. Entra. Vai. Perché vai. Sempre io? Vai lì. Perché? E fallo spaventare. Ma come? Vai. Io sono dietro di te. Vai, Eric. E se si arrabbia mi dà un pugno. Beh, infatti andrai tu. Vai. Se mi faccio male, vai. Dall'altro lato. E vabbè, già sei fatto male, vai. Vai. Io riprendo da qui, vai. E non lo so, improvvisa. Mi raccomando, Eric. Un bello spavento. Dai. Io mi attendo, ragazzi. Che faccio? Faccio una faccia buffa, tipo. No. Qualcosa di più pauroso, Eric. Prova di meglio. No. Cambiamo idea. Che faccia buffa? Fai qualcos'altro. Dai, Eric, sbrigati o si sveglia. Samuele! Buongiorno! Ciao! Come va? Tutto a posto? Sono? Sono tipo le 3 di notte. Sì, sono le 3 di notte. Ragazzi, domani ho un volo da prendere. Vabbè, domani è oggi ormai. L'abbiamo fatto per te, così sei pronto. Così puoi iniziare subito a prepararti. Anzi, vuoi una mano? Ma siete pazzi, ragazzi? Ma come siete entrati qui dentro quest'ora che vi ha aperto? Tu hai aperto tu. Io? Sì. Quando? Tu, mentre dormi, cammini e apri le porte. Ah, sì? Beh, diciamo che siamo qui da un po'. Oh, no, ragazzi, ma voi siete pazzi. Ma lasciatemi dormire. Ok. Prego. Ok, beh, il nostro dovere l'abbiamo fatto. E non si è nemmeno arrabbiato. Beh, noi ci sediamo qua, qui. E lo osserviamo.
Ragazzi, ma ancora qui? Sono le 3 di notte. Devo dormire, devo dormire. Andatevene. Ma si stavamo annoiando, Samu. Ok, ma ci annoiavamo. È stato divertente, ciao. Ma va. Ti ha portati fuori. Secondo te adesso è arrabbiato con noi? Non penso, perché no? Ma non ci salutiamo almeno? Domani parti. Ragazzi, mandatevelo a dormire, è tardissimo, dobbiamo dormire. Andate via. Ma io volevo salutarti. Ciao. Oh mio Dio. Ciao, ma... Si è arrabbiato. Ragazzi, rieccoci in stanza. Adesso mi sa che è il caso che andiamo a dormire. Direi di sì. E lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Angela, Martina, Federica Tutino, Grazia Fumarola e Sabrina Baudefla. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Insieme. Insieme, insieme.